L'8 ottobre del 2011, il cardinal Paul Poupard, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, stretto collaboratore degli ultimi quattro papi, è presente a San Giovanni Rotondo nell'ambito della terza edizione del Festival di Musica Sacra Alma Mater, percorsi di cultura e di fede. Nel celebrare l'Eucaristia, ha parlato del sacrificio di Cristo, che ha versato il sangue per i nostri peccati, ci ha redenti e ci ha dato la vita. Un invito alla festa del matrimonio. Proprio 8 giorni fa ero nel mio paese di origine, la Francia, avevo la gioia di benedire un matrimonio e di partecipare a questo incontro di gioia, del quale, sempre nella parola di Dio, il simbolo del matrimonio tra lo sposo che è Dio, che è Cristo, e la Santa Chiesa. Ma avete ascoltato questa cosa incredibile? A tutti gli invitati, uno dopo l'altro, rifiutano l'invito. Hanno cosa più importante da fare. Ma nonostante tutto, Dio non sospende la festa. Il disegno di Dio non fallisce, sono gli invitati solo che possono fallire. E tanti, purtroppo oggi lo sappiamo, anche cristiani di nome, non ascoltano l'invito, non rispondono all'invito di celebrare, almeno ogni domenica, la festa del Signore. Ma voi siete qui questa sera, insieme ringraziamo il Signore che ci invita tutti alla sua festa, a questo matrimonio, a questo sposalizio. E quello che ci invita è il Figlio di Dio stesso, divenuto Figlio di Maria Santissima, e che per suggellare il suo patto di amore con noi, non ha esitato a passare attraverso la passione e morto sulla croce, che adoriamo così, Cristo morto per i nostri peccati, ma risuscitato per darci la via vita. Ed è proprio questo il mistero centrale della nostra fede. Celebriamo il sacrificio di Cristo, che ha versato il sangue per i nostri peccati e ci ha redento e ci ha dato la vita, vita che è la vita che non conosce fine. Sappiamo bene che la nostra vita terrena va verso la sua fine, quando vorrà il buon Dio, ma che sarà soltanto un passaggio misterioso per la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? Queste nozze eternali, se non la vita d'amore con la Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo. E diceva una concittadina mia, carmelitana, Santa Elisabetta della Croce, dice: ma se il cielo c'è la vita partecipata con l'amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, allora già su questa terra iniziamo a vivere nel cielo. Se viviamo davvero nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo siamo stati battezzati, siamo stati entrati nella famiglia di Dio. Sappiamo bene cosa vuol dire anche la fine della parabola, che qualcuno è venuto senza l'abito nuziale, che vuol dire che qualcuno non ha chiesto perdono per i suoi peccati, perché se il battesimo ci ha redento tutti i nostri peccati originali, peccatori che siamo, abbiamo bisogno di chiedere il perdono nel Signore, nel sacramento che la Chiesa ci dà misericordiosa a nostra disposizione. E sappiamo quante ore, quanti giorni, quante giornate, quanti anni della sua vita il Santo Padre Pio ha passato a riconciliare i peccatori con Dio, a ridare
quest'abito nuziale. E così ringraziamo il Signore che ci ha dato il nostro santo, che veneriamo, che preghiamo per noi, per tutti i nostri cari. E preghiamolo che ci aiuti anche noi a avere coscienza di che cosa è quel peccato che ha fatto soffrire il Figlio di Dio fino alla morte, ma che cosa è più di questo, l'amore di Dio che cancella tutto, che chiede soltanto il nostro amore. Ti amo senza misura. La nostra risposta d'amore è all'amore di Dio, sapendo, come San Bernardo diceva, che la misura dell'amore di Dio è senza misura. E questo è stato l'insegnamento vivo che Padre Pio ci ha dato più della vita che con le parole. Mi sono commosso questo pomeriggio prima di questa celebrazione, mettendo i miei passi da pellegrino nel convento, che è stato suo convento, dove è passato la sua vita, la sua cella, la sua, là dove celebra la Santa Eucaristia, e anche gli stigmati di Cristo che l'hanno configurato come San Francesco alla passione di Cristo. Davvero chiediamo a Santo Pio di darci questi sentimenti e con la sua intercessione preghiamo il Signore di dare anche tanti santi padri cappuccini e santi discepoli di San Francesco e santi sacerdoti per praticare senza misura la misericordia del Signore attraverso specialmente il sacramento della riconciliazione. Abbiamo meditato il Psalmo, il Signore nostro pastore non manco di nulla. Abbiamo meditato la parola di San Paolo ai Filippesi che dice che sia ricco, povero, avendo tutto, mancando di tutto, non manca mai di nulla, sia l'amore di Cristo. E infine quel banchetto nuziale. Lo viviamo veramente nell'azione di grazia, come ci insegna anche l'etimologia della parola Eucaristia, azione di grazia. E ringraziamo così il Signore Gesù, nostro Maestro di vita. Insegnaci a seguirti come tuoi veri discepoli, valorizzando la vocazione in cui tu ci hai chiamato, che il modo tipico e originale con cui realizzare la nostra umanità. Fa che ti riconosciamo mentre cammini con noi ogni giorno sulle strade del mondo, ci spieghi il senso della vita, ci riveli il segreto per una sua riuscita nonostante la nostra fragilità. Donaci di credere che seguendo te, l'uomo perfetto, possiamo anche noi vivere una vita buona, vissuta in pienezza, anche se sperimentiamo il prezzo della fatica e dell'impegno che essa comporta. Infondi in noi coraggio e parole misurate per avviare e sostenere con l'esempio quanti tu ci affidi. I nostri ragazzi, specialmente gli adolescenti, i giovani, perché possano vivere la loro vita attinta dalla pienezza del tuo amore, che tu non lasci mai mancare a quanti confidano in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.